Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono la Fra e in questo video parleremo del concetto di bipensiero all'interno della saga di Metal Gear Solid. Mi raccomando, come al solito, se non avete già completato tutti i titoli, fate molta attenzione agli spoiler. Aspetto che ha sicuramente lasciato affascinati i fan che hanno giocato a Metal Gear Solid V The Phantom Pain è stata la tecnica di autoipnosi che Ocelot ha utilizzato su se stesso all'interno di questo titolo e che ci veniva spiegata abbastanza bene all'interno delle cassette Verità. Questa tecnica era molto importante all'interno della saga perché andava in effetti a giustificare anche degli elementi presenti in altri capitoli. Non tutti quelli che hanno giocato The Phantom Pain sanno però che il bipensiero è una delle tantissime citazioni presenti in questo titolo di George Orwell, quindi cita direttamente il romanzo 1984 di George Orwell. Per questo motivo ho deciso di fare un video per parlare un pochino di che cos'è esattamente il bipensiero e di come è stato contestualizzato all'interno della saga di Metal Gear Solid. Per fare questo però dovremo parlare anche del personaggio di Revolver Ocelot, perché è il maggiore interessato quando si parla del bipensiero e dell'ipnosi all'interno di Metal Gear Solid. Quindi adesso, per prima cosa, per chi magari non ha letto il romanzo di Orwell, per chi non è interessato di letteratura ma vorrebbe comunque saperne di più perché ha giocato The Phantom Pain, vorrei brevemente spiegarvi che cos'è il concetto di bipensiero all'interno di questo romanzo e poi andare a contestualizzarlo all'interno della saga e all'interno del personaggio di Ocelot. Quindi spero che questo video possa risultare effettivamente interessante, soprattutto per chi non ha letto il libro e non sapeva magari addirittura che il bipensiero è una citazione letteraria. Bipensiero o bispensiero è un termine che è stato coniato da George Orwell all'interno del suo noto e citatissimo romanzo 1984. All'interno di quest'opera, infatti, vi sono diverse parole da lui ideate che vanno a formare una vera e propria lingua artificiale comunemente utilizzata nell'universo orwelliano, chiamata neolingua. Grazie alla notorietà che il romanzo e il suo autore hanno con il tempo assunto, molti di questi termini sono diventati ormai piuttosto noti e in molti addirittura ignorano la loro origine. Per fare degli esempi potremmo citare teleschermo, psicopolizia e buon pensante. Fra tutti questi però sicuramente il bipensiero, in inglese double think, è quello che maggiormente è citato ed approfondito in quanto alla base del messaggio che l'opera stessa voleva inviare. Con questo termine si intende la capacità psicologica di un individuo di sostenere un'idea e allo stesso tempo sostenere anche la sua opposta, riuscendo ad alternare una all'altro e dimenticando persino questa scissione interna. Se può sembrare un concetto complesso, sappiate che in realtà è più difficile spiegarlo che comprenderlo. Come definizione semplice che troveremo sul web, possiamo quindi leggere: chi adopera il bipensiero è consciamente convinto della veridicità o della falsità di qualcosa, pur essendo inconsciamente consapevole anche della sua falsità o veridicità. Questa parola, o meglio il concetto stesso ad essa legato, nasceva nel contesto nel quale 1984 è ambientato. Si tratta infatti, come penso tutti voi sapranno, di un universo fantapolitico caratterizzato da un rigidissimo regime totalitario. In queste circostanze il bipensiero diveniva quindi fondamentale per l'adattamento degli individui. All'interno di una distopia, infatti, vi è la continua necessità di aderirvi costantemente e grazie a questa tecnica l'intera popolazione avrebbe potuto adattarsi ai vari stravolgimenti e alle nuove leggi imposte dal partito. Così, il double think andava inevitabilmente a far parte della procedura di lavaggio del cervello che il Grande Fratello attuava sulla nazione per assicurarsi che le informazioni non necessarie o scomode venissero sepolte nel subconscio dei cittadini fino a nuovo ordine. Come citano alcune righe del romanzo, dimenticare tutto quello che era necessario dimenticare e quindi richiamarlo alla memoria nel momento in cui sarebbe stato necessario e quindi dimenticarlo da capo. E soprattutto applicare lo stesso processo al processo stesso. Questa era l'ultima raffinatezza, assumere coscientemente l'incoscienza e quindi da capo divenire inconscio dell'azione ipnotica orora compiuta. Anche per capire il significato della parola bipensiero bisognava mettere, appunto, in opera il medesimo.
all'interno di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che cita in svariate occasioni Orwell, non poteva mancare un diretto riferimento alla tecnica del doublethink, in particolare se nel titolo vi era un personaggio come Revolver Ocelot. Quest'ultimo è noto nella saga per essere un infallibile spia dagli spettacolari doppi o tripli giochi. Nei vari capitoli lo abbiamo visto infatti vestire diversi panni, risultando sempre credibile e non peccando mai in convinzione. Il suo personaggio aveva già tutti i requisiti per risultare alquanto orwelliano, ma nell'ultimo capitolo della saga abbiamo potuto avere una conferma di quanto fosse grande la sua dedizione ai suoi scopi. Scopriremo solo all'interno delle cassette verità che il nostro Ocelot si era sottoposto per l'intera durata del gioco ad una sorta di autoipnosi che gli aveva consentito di convincersi che Venom Snake fosse realmente Big Boss. Quella stessa tecnica verrà chiamata da Ocelot stesso all'interno dell'omonima cassetta Doublethink, e nella descrizione della meccanica che la spia userà per autoipnotizzarsi potremo chiaramente cogliere la diretta citazione. Sappiamo che Ocelot decise spontaneamente di utilizzare questa tecnica su se stesso perché aveva la necessità di assecondare la menzogna costruita sull'identità di Venom Snake, ma allo stesso tempo di ricordarsi della sua falsità e poter quindi contattare il vero Big Boss e aggiornarlo sugli sviluppi inerenti al suo doppione e ai Diamond Dogs. Insieme a questo fortissimo rimando al romanzo vi è un'altra citazione strettamente collegata. Se in alcune parti di gameplay nel quale il personaggio sarà interagibile cederemo all'irresistibile tentazione di colpire Ocelot con una pistola a dardi tranquillanti, quest'ultimo reagirà pronunciando diverse frasi, tra le quali la celebre 2 più 2 è uguale a 5. Questa stessa frase veniva anche enfatizzata all'interno delle True Tape ed è anche lei una citazione che il nostro cowboy russo volontariamente fa del romanzo. Il paradosso che vi è dietro questa piccola affermazione lascia intuire ancora meglio cosa il doublethink sia e cosa provochi in chi vi è sottoposto. Spesso quando si vuole affermare qualcosa di ovvio o di scontato si utilizza l'espressione, sia nella lingua inglese ma anche nella lingua italiana, 2 più 2 fa 4, ad indicare la banalità di alcune deduzioni. L'espressione 2 più 2 fa 5 viene quindi utilizzata per indicare invece qualcosa di palesemente errato o irragionevole. Orwell rimase colpito e aveva anche scritto diversi saggi di alcuni slogan della propaganda sovietica e nazista. In entrambi i casi, infatti, venne utilizzata questa espressione, che con la stessa funzione verrà applicata anche all'interno del romanzo. Nello specifico, in 1984 possiamo leggere: se il partito dovesse affermare che 2 più 2 fa 5 e prima o poi lo farà, allora così dovrete credere. All'interno del gioco, l'espressione vorrà infatti sottolineare quanto fosse palese per Ocelot, in realtà, il fatto che Venom Snake non potesse essere Big Boss, ma allo stesso modo riuscisse a convincersi del contrario. Nonostante questo, proprio per la natura di ipnosi di questa tecnica, potremo notare come Ocelot possegga per tutta la durata del titolo una certa consapevolezza della realtà. Un sottile elemento che mi piace infatti sottolineare è il fatto che il personaggio non si riferirà mai a Venom Snake chiamandolo con il suo nome proprio, cosa che invece farà subito con Big Boss. È importante infatti sottolineare come il bipensiero sia un meccanismo utilizzato da Ocelot volontariamente, che gli avrebbe permesso di adattarsi al suo nuovo ruolo senza rischiare di comprometterlo, ma che allo stesso tempo non andava in nessun modo ad eliminare in lui il ricordo della realtà. Questo ci fa pensare subito all'aspetto più affascinante di questo concetto psicologico, che risiede sicuramente nella natura del titolo, che mira a rompere la quarta parete e vuole deliberatamente ingannare anche il giocatore, lasciandogli credere che il personaggio da lui interpretato sia proprio Big Boss, quando in realtà la verità appare da subito piuttosto palese. Come sappiamo, Ocelot aveva nel corso della storia recitato diversi ruoli, ma il più noto è sicuramente quello di Liquid Ocelot. Scosse tantissimo i giocatori scoprire in Sons of Liberty che il defunto Liquid Snake stava rivivendo attraverso il braccio impiantato nel corpo del russo. Ma ancora di più scioccò i fan scoprire alla fine di Guns of the Patriots che quella che Ocelot aveva messo in atto era solo una recita.
Nonostante ci verrà spiegato che l'uomo aveva utilizzato nanomacchine ed autoipnosi per assimilare perfettamente la personalità di Liquid Snake, non ci verranno mai rivelati invece importanti dettagli lasciati all'interpretazione sulla modalità con la quale l'ipnosi fosse stata messa in atto. Per esempio, non sappiamo se Ocelot per ipnotizzarsi aveva assunto delle sostanze stupefacenti, o se si era sottoposto a sedute di ipnosi con l'aiuto di qualcuno, o se invece aveva svolto l'intero processo completamente da solo. Allo stesso modo, non sapremo mai per certo se Ocelot fosse cosciente delle sue azioni e della sua recita, o se in alcuni momenti fosse invece in completa balia della sua seconda personalità. Dopo l'uscita di The Phantom Pain, però, possiamo ricollegare gli eventi di Metal Gear Solid 4 con il bipensiero e ipotizzare che anche nel 2014 Ocelot aveva utilizzato proprio questa tecnica per ingannare se stesso. Visto che The Phantom Pain è voluto tornare a trattare di nuovo il tema dell'autoipnosi, trovo però che sarebbe stato davvero interessante avere l'occasione di scoprire qualcosa di più su Ocelot e la sua tecnica. Per esempio, appunto, scoprire nel dettaglio come agisse per autoconvincersi, oppure notare palesemente un cambio repentino del suo comportamento nei confronti di Venom Snake. Anche se, riguardando i filmati, possiamo in alcune occasioni notare alcuni micro dettagli, il gioco sicuramente non ci aiuta a fornirci sufficienti indizi per farci arrivare alla deduzione prima del finale. I riferimenti letterari nelle opere di Kojima non scarseggiano, e 1984, vista la natura fantapolitica della saga, sicuramente è l'opera che maggiormente ne ha influenzato alcuni componenti. Tutti avranno colto per esempio il gioco di parole presente nel poster che ad un certo punto del gioco appariva come dal nulla alla Mother Base e che accostava Big Boss al Big Brother, il grande fratello, l'immaginario despota del romanzo. L'accostamento tra queste due figure non è casuale o solo ironico e viene anche messo, secondo la mia interpretazione, in risalto nella scena finale del gioco. Nella discussa e ambigua scena dello specchio, infatti, Venom Snake, appena venuto a conoscenza della verità, apparirà dapprima riluttante all'idea di assecondare Big Boss nella sua ideologia, ma successivamente invece lo vedremo sorridere onorato. Visto il grandissimo parallelismo che le due opere presentano, potremmo quindi intendere che lo stesso Ahab racchiuda il significato del bipensiero orwelliano nel suo personaggio e che quella scena sia una citazione al finale di 1984, nel quale il protagonista, Winston Smith, aveva dopo lungo tempo smesso di lottare e si era arreso al Grande Fratello. Ed ecco qui ragazzi, allora questo era tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante e soprattutto spero di aver arricchito un po' magari le vostre conoscenze in merito al romanzo di George Orwell, visto che magari tanti di voi, anche perché sono giovani, non l'hanno ancora letto. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto vi consiglio assolutamente di recuperare questo romanzo, tra l'altro è stato il mio romanzo preferito per tutta la mia adolescenza, perché sono molto appassionata di letteratura inglese, quindi è stato davvero fantastico, l'ho letto molte volte in lingua inglese, infatti ce l'ho qui, vedete, lo adoro, mi è piaciuto tantissimo e ha arricchito tantissimo la mia persona. Non avete idea, se non l'avete letto, di quante opere nerd, quindi della cultura pop in generale, citino direttamente George Orwell e magari vi perdete queste citazioni appunto perché non l'avete letto, quindi assolutamente qualcosa da recuperare per forza. Io come al solito vi ringrazio per seguirmi sempre, ci vediamo nel prossimo video, grazie, ciao a tutti!